Orologi ha una prestazione quasi perfetta, e quel quasi è questione di spiccioli, di secondi. Sì, diciamo quasi perfetta, peccato perché abbiamo fatto, insomma, un'ottima partita. C'è rammarico, perché comunque portare a casa un pareggio dopo una prestazione del genere, insomma, lascia solo dell'amaro in bocca. Siamo, è un peccato, probabilmente abbiamo abbassato un po' la concentrazione nel finale, l'abbiamo pagata caro prezzo, però insomma nel complesso non abbiamo mollato fino alla fine. Resta un segnale importante che ha dato il Pisa dopo il KO di Ascoli. Pisa è una squadra che se gira può mettere in difficoltà, in grande difficoltà, chiunque. Sì, l'abbiamo dimostrato, almeno soprattutto nel primo tempo fino a metà del secondo tempo soprattutto, che se giriamo bene, insomma, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, anche le più blasonate. Comunque l'abbiamo dimostrato col Perugia, col Frosinone, insomma, quindi dobbiamo continuare a mettere in pratica quello che facciamo sempre durante la settimana, metterci un pizzico di attenzione in più, e secondo me riusciamo a portarci a casa ottime soddisfazioni.